in questa puntata. Iniziamo la nostra passeggiata nel Lazio entrando nel magnifico castello dei Caetani che domina un delizioso borgo laziale, Sermoneta. Faremo poi un meraviglioso tuffo nella natura alle fonti del Clitunno, un'oasi di pace e di bellezza nel cuore dell'Umbria, amata da scrittori e poeti. Ci sposteremo poi a Vittorio Veneto alla scoperta di una città ricca di ricordi storici anche recenti. E concluderemo la nostra passeggiata a Noto, la cittadina siciliana che dopo uno spaventoso terremoto nel 600 fu ricostruita in un abbagliante stile barocco. Situata su un dosso dei Monti Lepini, su un meraviglioso panorama della pianura pontina, Sermoneta appare come un suggestivo borgo medievale, chiuso da mura e torri e disposto sotto le alte muraglie di un imponente castello. Eretto nella prima metà del XIII secolo, il maniero fu ampliato nel 300 e assegnato da Bonifacio VIII al nipote Pietro Caetani. Nel 500 un altro papa, Alessandro VI Borgia, lo strappò con l'inganno ai Caetani, facendolo trasformare in munita fortezza da un grande architetto, Antonio da Sangallo il Vecchio. Dopo un terribile saccheggio ad opera dei francesi, nel 1798 fu trasformato in carcere. Ancora oggi il castello è una delle strutture meglio conservate del Lazio. Alte mura, baluardi, torrette, alloggiamenti militari, cisterne e suggestive scuderie ancora ci raccontano la sua intricata storia. Al centro della costruzione si apre un grande cortile. Ai suoi lati vari alloggi, fra cui le camere pinte, due ambienti abbelliti nel 1470 da vari affreschi raffiguranti scene mitologiche, e la casa del cardinale, anch'essa arricchita da begli affreschi del 5-600. Uscendo dal castello si potrà poi visitare il borgo, fatto di rustiche case e silenziose viuzze.
molto interessante la cattedrale, sorta su un tempio di Cibele nel secolo XIII, in forme romanico-gotiche e affiancata da un bel campanile a 5 piani di bifore. L'interno è romanico-basilicale a 3 navate e impreziosito da affreschi e opere d'arte dei secoli XV-XVII. Difficilmente il piccolo fiume Clitunno nel cuore della terra umbra avrebbe mai avuto una fama turistica come quella di oggi se non possedesse una delle sorgenti più affascinanti e suggestive del nostro paese. La bellezza straordinaria del luogo dovette contagiare già gli antichi abitatori di questa terra, i quali resero sacro il luogo dedicandolo ad un dio cui assegnarono lo stesso nome, costruendovi persino un santuario che ebbe una certa notorietà a motivo dei suoi oracoli. Le acque purissime rendevano candidi i buoi destinati al sacrificio e l'ambiente tutto doveva contribuire alla sacralità del luogo. Queste limpide acque furono amatissime in epoca romana, al di là del santuario. Le citarono Virgilio, Properzio, Plinio il Giovane, che pure aveva nella vicina città di Castello terra e villa. E in tempi più recenti dedicarono loro appassionati versi Byron e Carducci. Oggi i laghetti formati dalle sorgenti, incastonati in una vegetazione rigogliosa e verdissima, costituiscono una bellissima passeggiata che completa quasi sempre la già ricca visita alla vicina Spoleto e permettono, nonostante l'inevitabile afflusso turistico, di godere di una pace e di uno spettacolo naturale unici. Siamo in Veneto, ai piedi delle Prealpi bellunesi, per visitare una città la cui storia recente si ricollega all'esistenza stessa dell'Italia moderna, Vittorio Veneto.
Ha una storia lunga e particolare questa città, fatta di arte antica, di grande bellezza ambientale, ma anche di lotte, guerra, sangue. Il suo nome è infatti indissolubilmente legato alla mitica battaglia del novembre 1918, cui dette nome e che concluse vittoriosamente per l'Italia la Prima Guerra Mondiale. Battaglia che permea ancora l'anima della città, che la ricorda con stilizzate ma strazianti sculture moderne e un bellissimo museo situato sulla piazza del Duomo di Ceneda. La città attuale nacque nel 1866, subito dopo l'unione del Veneto al Regno d'Italia, dalla fusione di due antichi borghi, Ceneda, l'antichissimo castrum cenetense romano, e Serravalle, un munitissimo borgo allo sbocco del fiume Meschio. Serravalle si presenta ancora con il suo antico aspetto medievale, soprattutto nella scenografica piazza Marcantonio Flaminio, su cui si affacciano bellissimi palazzetti in puro stile veneto, come la loggia Serravallese del 1462, sede di un bellissimo museo archeologico. Una serie di importanti chiese arricchiscono il borgo. Innanzitutto il Duomo settecentesco, situato sulla sponda del torrente Meschio, dalla semplice e austera facciata e l'interno ampio e luminoso, sul cui altar maggiore spicca una delle opere più importanti della città, una superba pala di Tiziano rappresentante una Madonna con Santi. Nei pressi del Duomo visitiamo poi Sant'Andrea, chiamata anche la Pieve di Bigonzo. La chiesa, risalente al XIV secolo, è il luogo più antico del borgo e fu a capo di un'antichissima pieve, la cui origine risale addirittura al IV secolo. L'interno è un prezioso scrigno di arte e storia. Contiene affreschi e tele dei secoli XV e XVI, realizzate da grandi artisti, come Francesco da Milano e Palma il Giovane. Tra le opere scultoree, particolarmente rilevanti sono due magnifici crocifissi lignei del 300 e del 400. Altra bella visita è poi alla chiesa di San Giovanni Battista, che mostra all'esterno un bel portale rinascimentale. Eretto nel 1367, l'edificio in stile romanico gotico subì importanti modifiche nella seconda metà del 400. Nell'interno, anch'esso gotico, si possono ammirare dipinti di Jacopo da Valenza e Francesco da Milano, oltre ad affreschi del 400 e 500. Spostiamoci ora sull'altro lato della città, l'antico borgo di Ceneda. Prima visita importante sarà la chiesa di Santa Maria del Meschio, fatta costruire dalla confraternita dei Battuti di Ceneda nella prima metà del 1300. La chiesa conserva una delle più importanti e splendide opere della città, l'Annunciazione, una stupenda pala che rappresenta il capolavoro di un grandissimo pittore, Andrea Previtali. La nostra visita a Ceneda si conclude con la possente cattedrale, voluta dai duchi longobardi che già nel VII secolo avevano fondato la diocesi. Il grande campanile risale al XIII secolo, mentre l'attuale struttura della chiesa si deve al vescovo Lorenzo da Ponte, che la iniziò intorno al 1740. L'interno a tre navate è ampio e luminoso,
ed è arricchito da pregevoli opere d'arte di artisti come Palma il Giovane e Leandro da Ponte. Sono poche le località che hanno legato la loro fama ad una catastrofe. Il caso più noto è certo Pompei, ma altre città del nostro paese possono vantare origini così inconsuete. Una di queste è Noto, in Sicilia. Nel 1693 uno spaventoso terremoto rase al suolo, insieme a decine di altre città dell'isola, quella che era un'onesta, anonima cittadina di provincia, nei pressi di Siracusa. Gli abitanti, superato lo sgomento, decisero di non arrendersi e anzi di ricostruire la loro città secondo nuovi e originali criteri urbanistici. Sorsero così decine di palazzi, chiese, conventi che fecero a gara nell'esibire lo sfarzo più incredibile. Lo stile adottato fu quello di moda, il ricco, opulento barocco, e ci volle più di un secolo per terminare l'impresa, ma il risultato fu così ricco e sfarzoso da fare di Noto uno degli esempi più celebri e spettacolari di quest'arte. Ecco allora, percorrendo il centrale corso Vittorio Emanuele, la chiesa di San Francesco, accostata a un ex convento francescano, e il Duomo, dedicato a San Nicolò di Mira. Il palazzo più spettacolare è Palazzo Nicolaci di Villa Dorata, il più ricco della città, edificato nel 1737, famoso per i suoi balconi, retti da grandi mensole in pietra, decorate con figure grottesche, che ben ci fanno immaginare lo sfarzo e, diciamo pure, l'esibizionismo che doveva pervadere l'epoca. La bombatura delle inferriate che li proteggono, infatti, sono il segno evidente dell'opulenza dei proprietari, che si potevano permettere le ricche e ingombranti gonne indossate dalle signore, le quali potevano comodamente affacciarsi, con immaginabile ostentazione, senza sgualcire le preziose stoffe.